cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Nonostante stiamo a cocci, nonostante fanno 40.000 gradi all'ombra, nonostante tutto, siamo sempre qui in questa cazzo di Junk Mobile per portarvi la recensione di un panino vegetariano. E non un panino qualsiasi, perché McDonald's Svizzera ha messo sul mercato il quinoa curry, un hamburger vegetariano molto interessante, con un patty di quinoa, salsa al curry, salsa all'aglio e verdure. Quindi per una volta un video che va più incontro ai gusti e alle scelte etiche ed alimentari degli amici che ci seguono, che hanno scelto una dieta vegetariana. E sono tanti, ci scrivete spesso e vi vogliamo bene. Io invece credevo che avessero le nostre foto sul tiro a bersaglio a casa, invece abbiamo scoperto che in tanti invece ci seguono, ci vogliono bene, nonostante tutto si divertono con noi, quindi bravi ragazzi, vi vogliamo tanto bene. Prima di iniziare, come sempre, ricordatevi di supportare il canale. Come? Iscrivendovi, se non l'avete ancora fatto, mettendo like a questo video, commentando e condividendo. In più ragazzi, tanti di voi ancora non lo sanno, ma siamo dal lunedì al venerdì sul canale Melanzana, quindi veniteci a seguire, che così state in live con noi. E quindi McDonald's Svizzera, arriviamo! Allora, abbiamo speso 15 franchi tondi tondi per un menù quinoa curry medio e un panino quinoa curry solo panino, appunto. Quindi 15 franchi, ormai il franco sta alla pari dell'euro. Vediamo questi fantasmagorici panini vegetariani che offre McDonald's Switzerland. Avevamo detto nello scorso video che avremmo ricominciato a prendere un panino insieme, però questi sono veramente piccolini e quindi abbiamo detto vabbè, sti cazzi, prendiamone una a testa. Allora, questo quinoa curry ha un hamburger di quinoa, dugazzo di pomodoroni, insalata, salsa all'aglio e salsa al curry. Mannaggia. Sorry. Devo appena ripulita, perché? Che mi dici di questa proposta vegetariana di McDonald's? Particolare, no? Ti dico che l'odore è veramente curroso, con questa salsa al curry veramente che spicca. Potrebbe darci soddisfazioni, seppur essendo sempre vegetariana. Secondo me è un po' piccantino, sai, questa salsa al curry. Mi dici, l'hai assaggiata? Io ancora no, aspetta. Leggermente, ma tende più al dolciastro comunque. Cheers! Cheers. Non so mai giudicare un panino vegetariano io. Però combinazione di sapori intensa, no? Molto, molto, vero? Molto. Non è per niente delicata come cosa. No. Soprattutto sta salsa pigne come un'assassina. È bella imbruttita, è un po' piccantina. Sì, esce parecchio fuori la piccantezza. Non eccessiva, ci sta. Sai che l'hamburger non è male preso singolarmente. Però la salsa all'aglio è particolare. Cioè, comunque c'ha dei sapori molto intensi e forti. Mm-hmm. Cioè, ti direi che è un panino per vegetariani, ma non per tutti i vegetariani. Perché comunque c'ha un sapore veramente marcato. Sto piccante, che si mischia al dolciastro. Secondo me può piacere anche ai non vegetariani sto panino qua, no? Sì. Perché è molto particolare. Che poi, primo morso, mi ha mezzo fatto schifo. Già dal secondo comincio a gradirlo un po' di più. È tipo, com'è che so, i sapori acquisiti, quelli che pare d'amare col tempo, tipo il vino e il caffè. E me. Ti ho chiamato subito. Cioè, interessante l'idea, l'ho apprezzata un botto. Poi la composizione, vabbè, non mi piace tanto il piccante. Però mi piace che c'è stata proprio un'esplosione quasi dei sapori in bocca. Poi sta questa consistenza di nocciola da quinoa, no? Col viscido bastardo dei pomodoroni. Ma secondo te, se questo panino avesse avuto un patty di carne invece del patty di quinoa, sarebbe stato più buono? Avrebbe funzionato? Secondo me col manzo, il curry e l'aglio, non so quanto. Forse il pollo, l'agnello, che ne so, cose del genere. Però secondo me funziona proprio perché è stra super particolare, no? Guarda, come dicevo poc'anzi, al primo morso non mi è piaciuto per nulla, da tanto che stavo già pensando che il mio voto sarebbe stato tipo 3. Andando però avanti coi morsi, ho cominciato a gradirlo di più, a apprezzare l'accostamento anche un po' aggressivo che mi ha colto alla sprovvista, perché non pensavo fosse così ignorante. Comunque il mio voto è 6 e mezzo. Però è il fatto, forse uno prende un panino vegetariano e si aspetta che comunque sia semplice nei sapori, no? E invece questo è totalmente l'opposto, quindi questa è una cosa che ho veramente apprezzato un botto, pure il fatto di fare una cosa abbastanza elaborata, no? Perché comunque è particolare, hamburger di quinoa, salsa all'aglio, salsa al curry, quella cosa lì mi è piaciuto l'impegno, la fantasia. Ovviamente il sapore non va proprio incontro ai miei gusti, a parte il piccante oggi fanno 37 Madonna. gradi, quindi non è proprio il panino adatto. Quindi per farla breve, per me è un panino da 6, perché in questo caso la fantasia ha superato l'esecuzione.
fa caldo. Fa caldo, siamo stanchi. Ieri, ancora è staccato ieri. Staccato all'una e mezza di notte. Però nonostante ciò, e nonostante i 40.000 gradi all'ombra, siamo qui nella nostra cazzo di Junk Mobile per recensire questo panino che non mi è dispiaciuto per niente. Quindi un applauso a McDonald's Svizzera per questa proposta molto interessante. Se poi fra di voi c'è qualche amico svizzero e vegetariano che l'ha provato, ci faccio sapere la sua, perché magari ha più esperienza di noi nei panini vegetariani. Sono d'accordo. Va bene, amico mio, chiuderei qua perché se stiamo a squagliare. Come sempre vi ricordiamo di mettere like, di condividere e commentare questo video e soprattutto di iscrivervi se ancora non lo avete fatto. Chiudiamo qua, amico mio. Chiudiamo qua. Direi che tocchiere doppio è tutto. Ci vediamo al prossimo video con 40 gradi all'ombra. Ciao, speriamo di no. Bravo, sei arrivato alla fine del video, quindi che fai? Vuoi chiudere? T'azzardà, guardatene un altro paio, va. Ti rilasciamo proprio qui, alla schermata finale. Clicca e vedi un altro video.